Come avevamo già prospettato prima dell'udienza, c'è stata una sentenza della Commissione disciplinare del settore tecnico che ha condannato l'allenatore Cozza, coinvolto in questo processo, ma per competenza per materia giudicato dalla Commissione disciplinare del settore tecnico che giudica gli allenatori. Con questa sentenza la Commissione disciplinare aveva ritenuto di acquisire gli atti del processo e quindi la Corte si è posto il problema se quella sentenza fosse di nostra cognizione oppure no. Naturalmente noi non avevamo cognizione e abbiamo chiesto quindi di conoscerla e di poter avere un termine per il deposito delle nostre contraddizioni al riguardo, perché quella sentenza in questo processo, senza le nostre contraddizioni, avrebbe segnato sicuramente un punto a favore della Procura che, come tutti avrete notato, sta facendo il suo compito accusatorio al meglio delle proprie possibilità. Ma la situazione è molto chiara. La Procura ha tentato di fare il suo gioco, introducendo gli atti che al momento sono assenti. Naturalmente noi ci siamo decisamente opposti e abbiamo ritenuto di dover chiarire che gli unici documenti che noi accettiamo in contraddittorio sono costituiti solo dalla sentenza di Cozza, dal deferimento di Cozza e dalle memorie dell'avvocato di Cozza. Sono solo questi i tre documenti che sono acquisibili al momento. Naturalmente ognuno fa il suo gioco e la Procura federale ha introdotto l'argomento di quei famosi atti che sono considerati determinanti ai fini del proscioglimento di primo grado e ci siamo fermamente opposti. Comunque, come giustamente hai detto, il dibattimento c'è stato e come? Perché ogni fase istruttoria ha una sua valenza che poi risulta determinante con la decisione. Ma le difese sono state molto rigide sotto questo profilo, voi l'avete notato, però è inutile nasconderlo, ragazzi. La Procura fa il suo gioco e lo fa al meglio delle sue possibilità. Noi facciamo altrettanto e l'11 di aprile dovremo avere una decisione, che questo processo assolutamente non deve arrivare alla fine del campionato. L'11 dobbiamo avere una sentenza. Ma mi pare che già oggi l'abbiamo gestito. Io avevo già riferito che il risultato va gestito. Hai detto una cosa molto molto giusta. Bisogna non sottovalutare nulla, essere presenti con la massima determinazione nelle udienze, perché le sorprese sono dietro l'angolo. Oggi abbiamo avuto la sorpresa di questa sentenza che sicuramente è pregiudizievole per le sorti di tutti i prosciolti. Analizzeremo, studieremo la sentenza e faremo le nostre memorie al fine di mostrare che anche con questa sentenza la posizione di tutti i nostri assistiti prosciolti non cambia di una virgola. Decisamente no. Hai detto bene, e si è parlato solo ed esclusivamente di fatti procedurali che però potevano essere decisivi poi per l'esame del merito. Invece al momento abbiamo solo tre documenti depositati, il resto è ancora fuori dal processo e per il resto intendo quegli atti che hanno costituito la pietra miliare delle nostre assoluzioni di primo grado. Tecnicamente quindi non dovrebbe esserci, usiamo il condizionale, poi lei ci spiega la possibilità che vengano integrati questi atti. Questo lo deciderà successivamente. Oggi non sono entrati e voi avete visto con che decisione ci siamo opposti. Però chi fa il suo gioco ha tentato naturalmente di farli acquisire. Però penso che è un'udienza, è una partita che oggi è da 0-0. Rimane la situazione come era prima. E però se qualcuno credeva che la partita era finita si sbagliava e questo penso che l'abbiamo sempre detto. Io in primis, ma anche voi che mi avete sempre seguito e dovete darmi atto che difficilmente le mie previsioni poi non vengono smentite.